Sì, purtroppo sappiamo che quando si giocano queste partite non vengono fuori sicuramente partite spettacolari. Il primo tempo loro ci aspettavano tutti bassi e non era facile scardinare la loro difesa. In più abbiamo subito gol quasi a fine primo tempo sulla nostra disattenzione ed era tutto più in salita. Mentre il secondo tempo penso che abbiamo fatto l'approccio giusto. Purtroppo non siamo andati oltre il pareggio, che in questo momento sicuramente serve a poco, però meglio di una sconfitta sempre. Sì, la classifica sicuramente ci conforta, però dobbiamo guardare noi stessi, perché in 15 partite purtroppo abbiamo vinto una sola partita e questo è un problema grave. Adesso abbiamo 6 partite fondamentali fino alla pausa e dobbiamo concentrarci su queste perché possono darci lo slancio per il girone di ritorno, che diventa fondamentale. Ecco, mi dai l'assist per accantonare questa e pensare già alla prossima, Pisa. Certo, il campionato non ci aspetta e fra 5 giorni si rigioca, quindi sappiamo che è una partita fondamentale. Cercheremo sicuramente di mettere lo stesso approccio che abbiamo messo a Perugia, che penso che abbiamo fatto una prestazione grandissima fuori casa e sicuramente con quell'approccio possiamo fare bene anche a Pisa. Beh, sappiamo che in questo momento noi per smuovere la classifica ci serve la vittoria, quindi non è un passo indietro perché sicuramente l'abbiamo smosso la classifica, però di certo per cambiare marcia ci serve qualcosa in più. Ma sapevamo che sarebbe stata una partita molto chiusa perché giocando con le squadre che giocano 3-5-2, che in fase difensiva diventa 5-3-2, non è facile trovare spazi. Loro lo fanno molto bene, hanno la fiducia della classifica e questo in questo momento può fare la differenza. Poi è la prima occasione, ti fanno gol e sembra che ti cade il mondo addosso. Invece siamo riusciti a reagire al secondo tempo e penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, come ci capita spesso purtroppo in casa, però non siamo riusciti a ottenere i 3 punti e quello è il rammarico più grande. Quello sì, però dobbiamo guardare a noi stessi perché adesso sono passate 15 partite, ne abbiamo vinta una sola e sappiamo che adesso dobbiamo concentrarci tutte le nostre energie fino a Natale, che mancano 6 partite, per noi penso che siano fondamentali per mettere le basi per il girone di ritorno. Sicuramente il Pisa, a cominciare dal suo allenatore, ha un atteggiamento aggressivo, è una squadra importante. Noi dobbiamo adesso recuperare e magari avere lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto a Perugia e poi speriamo che vi portare a casa più punti possibili. Di aver perso 2 punti perché abbiamo fatto una partita quasi perfetta, una sola sbavatura sul gol e poi non abbiamo concesso niente a una spalla che è venuta per impedirci di giocare, si sono chiusi tutti nella loro metà campo, quindi è stato anche difficile da impostare sul piano tecnico, però oggi abbiamo fatto una bella gara, abbiamo avuto tanto palleggio, abbiamo concluso, è stata una partita positiva, continuata dopo quella di Perugia, solo che abbiamo preso solo 2 punti in 2 partite giocate bene. Sì, perché 2 risultati come sono venuti, quello di Perugia e quello di oggi, è da una squadra che ha cambiato sia mentalità sia consapevolezza dei propri mezzi. L'unica strada che possiamo percorrere è quella, avendo giocatori molto tecnici, avendo una squadra che può fare del gioco, l'unica strada da intraprendere sia a Perugia che oggi l'abbiamo dimostrato, avendo sia il palleggio e concedendo molto poco alle squadre avversarie. Dobbiamo portare questo a Pisa? Sì. Ti ripeto, è l'unica strada che in questo momento possiamo, perché abbiamo visto che le altre non ci hanno portato tantissimi punti e tante prestazioni positive. Non siamo spacciati, sappiamo che è un anno difficilissimo perché è partito male, però ci metteremo tutto l'impegno, lo stiamo facendo già da un po' di tempo. Solo i risultati ci aiuteranno poi a uscire definitivamente da questa situazione. Ma io guarda, io quando entro in campo che il mister mi chiama cerco di dare il massimo per i compagni, per tutti quanti. Poi capita come stasera che noi un tiro in porta, pigliamo gol, sinceramente è una situazione un po' non bella.
e quindi cerchiamo adesso, almeno da parte mia, di dare sempre il 100% quando entro in campo. Poi spero che anche i miei compagni lo facciano, sono convinto. Ma guarda, noi in settimana ci alleniamo sempre bene, penso che le persone che vengono al campo lo vedano. Poi per quanto riguarda la partita di Perugia e quella di oggi, sinceramente a Perugia si è vista una squadra che veramente voleva portare a casa il risultato, ma penso anche oggi. Poi non lo so, come ho detto prima, con un tiro cambia un po' la partita, un po' le persone che non vengono a vedere la partita dicono forse il Trapani ha giocato male, quindi capito? Dobbiamo un po' cambiare la rotta, dai. A partire da Pisa? O finalmente a Pisa? Ma a partire da Pisa come tutte le altre, penso. Però a Pisa dobbiamo andare, penso, come Perugia, ancora meglio. Che a Perugia abbiamo pareggiato, a Pisa dobbiamo cercare la vittoria, perché è l'unico risultato dove ci può andare bene. Quindi stasera è stata un'occasione persa? Ma sicuramente un'occasione persa, perché noi dovevamo vincere. Però non ci abbattiamo, perché la strada è ancora lunga, quindi ci sono tantissime partite, il campionato ancora c'è tutto.